tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Da come avete letto dal titolo, oggi si proverà una maschera pazzesca. Dico pazzesca perché fino adesso l'ho vista nei video e in foto e non vedevo l'ora di provarla anch'io. La maschera in questione è la maschera magnetica di Dr. Branded. Questo video non è assolutamente sponsorizzato, l'ho voluto fare perché la volevo provare e mi sono detta perché non filmarmi mentre la provo, così vi do le mie impressioni, insomma faccio qualcosa di divertente insieme a voi. Addio, questo pennello è sporchissimo. Ho capito più o meno come si utilizza dalle varie indicazioni nella maschera stessa, nel cartoncino della maschera stessa. La maschera in questione è la Magnetite, spero si pronunci così, comunque appunto di Dr. Branded. Aiuta a ridurre i segni del tempo, a energizzare la pelle, purificarla. Quando andate a togliere la maschera con questo triangolino magnetico, lei dovrebbe togliere tutti i residui di pelle morta presenti sulla pelle, aiutare a fare una sorta di black mask però versione magnetica. Quindi non ho idea di come sia sulla pelle questa cosa, la prima volta proprio che la provo. Quando apriamo la maschera, all'interno della scatola spiega come utilizzarla, quindi usa la spatola per fare una linea sottile di maschera, poi aspetta dei 5-10 minuti e dopodiché togli con l'apposito magnete, appunto. Andate a togliere la maschera stessa, quindi si appiccicherà questo magnete con una salvietta, quindi dovete arrotolare o comunque avvolgere questo triangolino nella salvietta, un fazzolettino di carta, per far sì che non rimangano direttamente attaccati a questo triangolino, altrimenti non li levate più da là. Molto difficile da staccare, tra l'altro. Potevano rendere un po' più facile questa cosa. Ok, è rimasto un po' di collina, questo comunque attirerà la maschera e poi il resto sarà avvolto da una salvietta. Oh mio Dio, si è incollato al vetro! Ho avuto un impulso irrefrenabile di avvicinare la mano al vetro. No ragazzi, cioè, veramente super... Oh mio Dio, cioè, ve la farei vedere ma la videocamera è troppo... Vabbè, lo vedete? Oh mio Dio, non so dove appoggiarla! Questa è la maschera, io non vedo... Ah sì, la spatola, eccola. Proverò l'applicazione con la spatola. Ho visto che veramente dai vari video delle maschere, non quella di Dr. Branded, però delle maschere magnetiche, che è molto difficile applicarla. Quindi proviamo con la spatola. Se non mi viene bene con la spatola, proverò col pennello mio solito, quello di neve, che utilizzo per applicare le maschere in generale. Ho la pelle struccata, ho semplicemente un po' di correttore, mascare, sopracciglia fatte, però appunto la maschera la andrò a mettere da qua in giù. Devo stare attenta a non mettere il triangolino vicino alla maschera, perché altrimenti succede un casino. Questo è l'interno della maschera, sembra una black mask, ma vi giuro non so dove appoggiare le cose perché ho il terrore che si incollino e che questa piastrina sia attirata da questa... Oh mio Dio, si sta incollando dappertutto. Ok, iniziamo, prendiamo... Cioè ragazzi, sto tremando, sono adrenalinica. Ok, sembra una... che buon profumo, sembra una maschera normalissima. C'è scritto di dare uno strato leggero. Se sentite russare è il mio cane, ragazzi, non mi spaventate. Non c'è nessuna persona che dorme di fianco a me mentre faccio i video. C'è semplicemente un cane che piace dormire. Ok, la stesura è molto semplice. Devo dire che con la spatola si stende molto bene, non pensavo. Mi piace un sacco il profumo. E poi diventa subito calda, pazzesco. Cioè, appena la stendete è freddina, cioè è fredda. E poi dopo si riscalda sulla pelle, si vede che essendo magnetica, comunque avendo queste particelle di... non so cosa ci sia dentro, e evidentemente si scalda sulla pelle e diventa anche semilucida. Non vedo l'ora dello step successivo, quello proprio quando si va a togliere. Mi sa che ne ho messa un po' troppa. No, ma che... Oh mio Dio! Facciamo che la lasciamo là, quel pezzettino. Sì, io direi che come prova... ci possiamo fermare qui. Quindi adesso aspettiamo dai 5-10 minuti, io direi un bel 10 minuti buoni con questa maschera. Mi vado a fare un giretto in paese, così tanto c'è il sole, magari vengo attirata da un mega magnete, mi stampo la faccia incollata a questo mega magnete. Ci vediamo tra 5-10 minuti. 10 minuti. Perfetto, andiamo a toglierla. Impressione dopo averla tenuta su, sembra quasi di non averla. Cioè, la sensazione è come se hai una crema idratante, un bel po' di crema idratante, però non è neanche pesante come una crema. E la cosa che ho visto è che è diventata super lucida e non si è ovviamente andata ad assorbire o, cioè, nel senso, a seccare come magari altre maschere che possono essere quelle all'argilla. Prendete una velina, cioè proprio una, questa cosina qua che c'è al suo interno, magnetica. Io direi che così potrebbe andare. Iniziare proprio dalla fronte.
Wow. Cioè. Wow. Che bomba! Sembra quasi che vai ad accarezzare la pelle e poi sotto rimane super morbida, è tipo oliosa. Wow. È fichissimo! Ah, sulla spatolina c'è tutta la cosa divisa, c'è il la roba magnetica sopra, allo strato superiore, allo strato inferiore c'è tutta la parte oliosa della crema, quindi quella che secondo me fa sì che si assorba poi nella pelle. Vado a togliere tutto quanto perché non voglio lasciare residui. Cioè, morbidissima, io non so se poi è una roba comunque siliconica, non lo so, però è super morbida. Bellissimo! È super divertente. Ecco, però adesso iniziano a tirare più su niente, quindi cerco di fare un giro di attenzione quando girate, perché sennò tutto quanto si sposta nella parte inferiore e poi non la togliete più. C'è tutta la maschera. Oh mio Dio, è impossibile da togliere. Se si spacca è un casino. Oh mio Dio. La carta si appiccica già da solo. Cioè qua ecco, sul naso sento proprio che si attira e che si stacca. È una sensazione stranissima. Mi ha attirato anche un capello, guardate. Sì, mi sa che mediamente vi serviranno dalle 2 alle 3 salve. Wow, che bello, questa è la parte migliore. Wow, che soddisfazione, come viene via bella pulita. Tante volte io non faccio le maschere perché odio la parte in cui si tolgono. Lo so, sono fatta male, cioè a meno che non sono peel off o fatte in questo modo, non trovo particolare gioia nel togliere le maschere, mentre in questo caso devo dire che è molto divertente, anche perché viene via bene e si riesce a togliere tutto con risultati soddisfacenti. Rimane poi uno strato di quella parte oliosa che vi dicevo, che non viene praticamente spazzolata via perché attirandosi il magnete al fazzoletto, la parte sottostante della maschera rimane comunque piazzata sulla faccia, cioè non se ne va via. E quindi forse in questo modo riesce ad agire ancora meglio perché con il magnete abbiamo tolto la parte un po' più di strati di pelle morta, credo, poi non so, almeno per quanto ho capito di come funziona. E la parte più in crema rimane ad agire sul viso. E infatti il risultato mi piace un sacco perché è veramente super, super pulito, cioè è proprio bella. Sì, e la pelle è super morbida, è tutto super. Molto bella, divertente da fare, quindi sì, dai, un bel 9 glielo do. Difficoltà pratica nel toglierla, gli do un sì, un 6 e mezzo, perché è abbastanza difficilino pulire senza cercare di non far andare le parti magnetiche sul triangolino. Risultato, devo dire sì, che la mia pelle non è cambiata in modo radicale, però almeno è morbida e sì, sicuramente sarà un risultato temporaneo, cioè non credo duri così per sempre perché ovviamente è una maschera. Tra l'altro, se vi piace questa idea, so che su eBay vendono proprio il magnete da fare a parte che voi acquistate e lo mischiate, potete fare cioè varie maschere, quindi se magari avete una pelle impura potete unirci vari ingredienti per le solite maschere per pelli impure o per pelli grasse o per pelli miste e unirci poi questi cosi magnetici e potete farla voi a casa. Adesso l'ho sparata lì perché ho visto vari tutorial di come fare questa maschera magnetica. E vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto fate un bel pollice in su. Ciao!